La stagione particolare è un romanzo ambientato qui, nelle nostre terre, nel nostro sud Italia tanto bistrattato, è pieno di problematiche. È una storia di una coppia di giovani imprenditori che hanno studiato, hanno fatto mille sacrifici per cercare di farsi strada in ambito nazionale delle loro campi, però purtroppo. Vuoi problemi burocratici, vuoi problemi di soliti, ecco, diciamo, raccomandazioni oppure persone che passano avanti nei vari concorsi, non riescono a realizzare i propri sogni e si aprono un'attività in proprio, in questo caso un negozio di elettronica, però purtroppo anche in questo caso lo Stato viene contro, non agevolandoli con una marea di tasse, imposizioni, che vede costretti i due prima diciamo a richiedere dei prestiti e quant'altro, e poi addirittura a dover chiudere l'attività perché oberati dalle norme, dalle tasse che lo Stato richiedeva loro, seppure ai primi tempi. E di qui in poi succedono una certa disavventura. Il protagonista vive una serie di vicissitudini che non avrebbe mai pensato di vivere. È una persona pragmatica, comunque molto professionale come lui, si trova a tirar fuori il suo aspetto istintivo che gli fa compiere delle azioni che non si sarebbe mai aspettato di compiere. Una serie di vicissitudini anche negative, anche personali e familiari, lo inducono poi in un altro mondo, in un altro, proprio in un'altra realtà. Non va al di fuori di quelle del suo mondo lavorativo e si trova catapultato in una diciamo a guidare un qualcosa che mai si sarebbe aspettato di guidare, cambiando completamente poi le sorti dell'intero Stato, dell'intera nazione italiana attraverso un susseguirsi di eventi frenetici. Il protagonista, da persona idealista, che voleva soltanto realizzarsi nel suo piccolo mondo, diventa forse involontariamente il protagonista di un evento nazionale.